Ma ve la ricordate voi la paghetta? Quel magico periodo in cui se vi comportavate bene i vostri venivano da voi e vi sganciavano i soldi. Così, senza neanche richiedere fattura. Roba che se ne fosse accorta la finanza ai tempi altro che Stepney. Ma nonostante questo non era sempre facile storcere la paghetta ai genitori. Quindi eccovi qualche pratico consiglio. Meno male che ci sto io. Signore e signori, benvenuti su Paghetta. Effetti collaterali. Li hai già finiti? Papà, paghetta. Ma li hai già finiti? Te li ho dati 5 giorni fa. Mi hai dato 5 euro. Sono più che sufficienti per un ragazzo della tua età. Ma ho 20 anni. Trovati un lavoro allora. Anche tu. Chiedi alla mamma. Papà, paghetta. Chiedi alla mamma. Papà, devo comprare un gioco. Chiedi alla mamma. Papà, devo comprare una macchina. Chiedi alla mamma. Papà, la mamma sta andando a fuoco. Chiedi alla mamma. Cosa? Chiedi alla nonna. Papà, paghetta. Chiedi alla nonna. Dai, ma papà. Fallo. Ciao nonna, Bello di nonna, come stai? Ti vedo un pochino sciupato, aspetta. Tieni 50 euro, vatti a comprare un gelato, ok? Vai a comprarti un gelato e tieni il resto, tranquillo. Grazie. Bello di nonna, come stai? Ti vedo un pochino sciupato. Aspetta, tieni 50 euro, vatti a comprare un gelato e tieni il resto. Nonna, voglio vivere qui per sempre. Oh, tranquillo, tieni il resto. Il taccagno. Papà, paghetta. Non ho contanti. Puoi darmeli con l'app di Intesa San Paolo. Come sai che ho Intesa San Paolo? Ho visto l'app sullo smartphone. Ah, sei troppo piccolo. Con per me conto app c'è il servizio paghetta. Costa troppo. È gratuito fino ai 18 anni. Non ho soldi. Non è vero, li ho messi da parte per me salvadanaio di Intesa San Paolo. Che ne sai? Ti ho visto che lo facevi dallo smartphone. Dovevo farmi prete. Dannazione. Papà, non ho soldi. Non volevo chiederti soldi. No, meno male. Fammi un bonifico. Come fai ad avere un conto che non hai mai un euro? Per me conto di Intesa San Paolo è gratis fino ai 35 anni. Rendiamo tutto più semplice, ok? Ok. Ok, è arrivata la notifica. Grazie. Maledetta tecnologia. Sì, insomma, quando la tua banca propone offerte del genere è difficile trovare delle scuse. L'unica sarebbe buttare il telefono e il modem e il computer e portare tuo figlio in uno di quei posti dove non esiste la tecnologia. Tipo casa della nonna. Facile.